Deteneva una vera e propria sala in appartamento. Gli agenti del commissariato della Vanchiglia, a seguito di attività investigativa, hanno perquisito un'abitazione di Bosconero. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato oltre 2.400 euro in contanti, una decina di grammi di cocaina, materiale idoneo alla produzione e allo stoccaggio di marijuana, tra questo una lavatrice da campeggio modificata per estrarre polline e resina dalle piante di marijuana coltivate. Complessivamente gli agenti hanno sequestrato 17,5 kg di sostanza vegetale, da cui si ricava il polline e o la resina della marijuana, 270 grammi di infiorescenza e 140 grammi di polline della stessa sostanza, oltre a 533 piante. Gli agenti hanno poi appurato che l'uomo, un 37enne italiano, aveva modificato l'impianto elettrico al fine di ottenere in modo furtivo l'energia elettrica per alimentare la serra. Il 37enne è stato arrestato per la coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente e per il furto di energia elettrica. L'uomo è stato anche denunciato in stato di libertà per falsità materiale commessa da privato in merito a documenti contraffatti trovati nella sua disponibilità.